Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Tuoni in Città. A parte gli scherzi, ragazzi miei, oggi è una giornata veramente, veramente importante. Questo è un video molto importante, perché? Perché ragazzi, io ho come il sentore che quello schifoso del Re Demone tra poco di nuovo ci viene ad attaccare. Tralasciando il fatto che la mia ascia in diamante abbia 33 di vita, ma questi sono dettagli trascurabili. Ragazzi, in questo episodio, dato che non l'ho praticamente fatto in 10 episodi, perché questo dovrebbe essere il 10° episodio, io direi, ragazzi, che è arrivato il momento di farci almeno un minimo di armatura, perché comunque in tantissimi me l'avete scritto nei commenti. L'obiettivo di oggi, appunto, è quello di creare un minimo un'armatura in ferro. In realtà io vorrei farla full, perché c'ho comunque 12 pezzi d'argento, 12 monete, quindi probabilmente potrei farla full. Però vediamo, perché comunque vorrei anche una spada, visto che comunque utilizzare l'ascia per combattere non mi conviene, visto che la distruggerei e basta. Quindi vorrei utilizzare anche una spada. Non so quanto mi serve d'argento, perché devo chiedere a Steffefere, però tra poco adesso gli andremo a chiedere tutto. Allora ragazzi, ero sceso un attimino alla casa di Marci per ricaricare la mia ascia, però Steph mi ha appena scritto che gli servo. Tra l'altro Kendall finalmente è tornato, ci ha scritto che ci comunica che abbiamo di nuovo il mago della vita in città. Però io ovviamente, ragazzi, non gli pagherò mai l'incantamento, lo scherzo. In realtà, se mi chiedi i soldi glieli do, altrimenti no, visto che comunque sono abbastanza povero. Comunque Steph mi ha appena scritto che gli servo con Fere, quindi devo andare da loro per capire cosa vogliono dalla mia vita. E questa è una cosa che dovete capire dai commenti. Cosa sta per fare Xiao? Video della vita... Ciao ragazzi. Ciao. Io in realtà prima vi volevo fare il selfie con Garibaldi come al solito, però mi avete anticipato, quindi vabbè. Ciao. La fai dopo. Dimmi. Uno di argento per selfie. Come uno di argento? Tantissimo. È una rockstar. È un VIP, capito? Si fa pagare le foto. Ragazzi, questo è il 10° episodio, l'ho già fatti 9. Praticamente sono in debito con voi di 9 d'argento. Allora. Abbiamo bisogno di uno stack di birch. Ok. Me lo pagate a quanto? Sì, ce l'ho, però ce l'ho a casa, devo quanto prenderlo. È il prezzo di birch? Se non mi ricordo male doveva essere tipo 5 di bronzo ogni pezzo, tipo una cosa del genere. Ok, adesso il calcolo della matematica. Aiuto. Allora 320 fa, okay. 5 per 64. Quindi okay, ti devo dare 3 monete. Ok. E 20 ti do, esatto, 25, che okay, mi viene più comodo. Allora, io vi devo chiedere una cosa però, ragazzi. Allora, okay, abbiamo fatto qua uno scambio, quindi adesso io vado a prendere il legno. A me servirebbe un'armatura in ferro e una spada, quindi non lo so, ditemi il prezzo, quanto verrebbe a costare. Allora, se... sono 3 di argento ogni 9 pezzi di ferro. Per okay, fare l'armatura intera servono 8 più 7 pezzi, che fa 15, più altri 4 che fa 19, più altri 5 che fa 24, quindi 9, 18, 27. Ok, adesso il calcolo della matematica. Aiuto. Allora servono 8 più 7 pezzi, che fa 15, più altri 4 che fa 19, più altri 5 che fa 24, quindi 9, 18, 27. Con 9 di argento riesco a farti full armatura più la spada. Ok, ok, può avere senso. 9, secondo me l'ho stunnato comunque. Sì, sì, mi hai un po' stunnato. 9 d'argento. Sì, allora, dai, cioè, ci può stare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Torno un attimino povero, però tanto faccio le missioni avventuriere di grado D, mi recupero tutto piano piano. Aspetta che butto sta schifezza. 1, 2, 3, 4, 5. Che bellezza. Perfetto. Ora sì, sembra che si ragiona. Guerriero. Perfetto, esatto, hai visto? Va bene, vado a prendervi il legno e torno subito, eh. Oh, finalmente, ragazzi, era arrivato il momento, almeno un minimo, non sono un barbone. Finalmente sono contento di questa cosa, perché in tantissimi mi dicevate sempre: Xiao, Xiao, prendete un'armatura che fai schifo così. Ed effettivamente, ragazzi, è vero. Però c'è da dire una cosa, ricordatevi che io sono quello che ha fatto 2 missioni avventuriero di grado D in un solo video, con l'armatura in pelle e l'ascia in pietra. Detto questo, ragazzi, molti mi avete detto comunque che ci sono anche delle ricompense avventuriero di numero 5, di livello 5. Io in realtà questa cosa non l'ho ben capita, però dato che ci siamo, mentre che devo andare a consegnare adesso le cose ai ragazzi, adesso lo chiediamo a loro, visto che comunque loro sono molto più esperti di me per quanto riguarda in generale la vita in città. Prima andiamogli a prendere il legno di birch, che se non sbaglio dovrei averlo nelle casse in teoria. Dovrei avere tipo 2-3 stacchi in teoria, perché sai com'è con tutto il legno. Via, via.
Via, non voglio sapere niente. Non voglio sapere niente. Stasera ci sono i conigli maledetti. Cioè, raga, ma com'è sta roba? Ma mi pare normale? Non lo so, cioè. Allora, dicevo, andiamo a casa, dovrei avere circa 2 stack. E questo posto deve essere un attimino più illuminato, perché io non è normale che me ne devo andare a casa mia e devo morirci ogni volta. Sta di fatto che comunque siamo tornati a 6 d'argento. Il che mi dispiace in parte, perché comunque, raga, ci servono soldi. E io sinceramente, per stare un attimino sicuro a livello economico, vorrei avere sempre più di 10. Quindi dobbiamo sicuramente... Ah, ok, ho 2... Ma no, quasi 3 stack. No, 2 stack, 3 stack. Sì, 3 stack, cioè avevo lui, gliene serve uno stack, quindi gliene prendo uno. Dicevo, a me serve, ragazzi, per avere una sicurezza un minimo economica, visto che comunque il cibo di Marco e tutto il resto costa un macello di soldi, avere almeno 10 di bronzo sopra e 10 di d'argento sopra. Quindi attualmente non dico che siamo con il conto bancario in rosso, però quasi. Però ci sta, alla fine abbiamo fatto un investimento, comunque ci sta che siamo scesi un attimino. Adesso abbiamo sicuramente più facilità nel riuscire a completare le missioni, visto che comunque se già con le armature in pelle siamo riusciti in un certo senso, in modo abbastanza facile. Che sta facendo Fede? Perché insegue Kendall in modo cattivissimo? Voglio godermi questa scena. Ah no, ok, era Steph quello. Vabbè, io li seguo, raga, quando si fermano. Ecco a voi il vostro stack di legna. Grazie mille. Perfetto, prego ragazzi. Ciao, a dopo. Ciao. Ok, stack di legna consegnato. Adesso il nostro obiettivo è quello di andare a parlare con Marcisette, perché uno, io voglio chiedere se gli serve legna, ok? E numero due, gli voglio chiedere a che punto siamo con sta casa, perché avendo 6 d'argento voglio capire se si può combinare qualcosa, se possiamo trovare un accordo oppure no. Oh, ma che voce hai? Sono io. Ah, ok. È che mi sono avvicinato al microfono. Era tipo la voce di un robot. Marci, come sto? Ti piace? Ti piace la mia armata nel ferro? Che questo nuovo tuo outfit è interessante. Visto? Mi piace. Devo dire che comunque ti cade abbastanza bene il pantalone. Quindi va bene, mi piace. Tra l'altro, con i capelli viola è preciso, preciso. Comunque, allora, io sono qua perché ti volevo fare in realtà un po' di domande. Domanda numero uno: i fan mi hanno scritto nei commenti, dato che io nello scorso episodio ho fatto 2 missioni avventuriero di grado D e le ho completate. Adesso il mio livello è numero è il 6. E mi hanno detto che ci sono le ricompense che si sbloccano tipo al grado 10, così, che ci sono anche al livello 5. Ma voglio capire. Ma sai che forse è vero, magari il token ti arriverà un pochettino più in avanti. Sinceramente potrebbe essere. Non mi ricordo. Ma potrebbe essere. Quindi benissimo. Dici tu, ti consiglio di aspettare in generale. Sì, ti conviene aspettare un attimino, okay. Sì. Perfetto, allora domanda numero 2, che in realtà è collegata anche alla domanda numero 3. Allora, avendo fatto questo investimento, perché comunque ho preso tutte le cose in ferro, così avevo un po' d'argento, però adesso mi sono rimaste solamente 6 monete. Domanda numero 2: ti serve del legno? Ti serve qualcosa di figo? Così te lo vado a prendere. Domanda numero 3: quando me la fai la casa? Perché io voglio pagarti. La casa mi hai detto, la casa mi hai detto 5 di argento. Appena c'è 5 di argento io te la faccio carina, diciamo, come quelle che, come quelle di Montagor, quelle lì in centro. Se mi dai il legno, la facciamo quel legno che vuoi tu, quindi ti scegli tu il legno, visto che sei tu il falegname. E io in realtà sì, ho bisogno di qualcosina, mi servirebbe proprio il Dark Oak, che è questo qua, vedi? È il legno di quercia scura. Ok, quindi mi manca, te lo dovrei andare a prendere. Quanto te ne servono? Ti do sempre un argento e mezzo se me ne dai uno stack. Stai? Sì. Guarda, ti do subito l'argento e mezzo, così almeno ce l'hai già. Allora, così. E facciamo così. E così. Perfetto, aspetta, Marci, momento del sud e me ne vanto. Andiamo. Simino, facciamo così e così. Ecco qua, 150. Eccoci. Per te. Ok, vado a prenderti. Allora, in realtà ti dico subito che ti rubo un po' la farm sotto casa, perché mi devo ripristinare un po'. Sì, sì, ma quello lì puoi andare dove vuoi. Lì puoi andare quando vuoi. Ok, vado e tra poco poi torno. Ti scrivo appena c'ho il legno. Va a buono, dopo. Va buono. Ciao. Ok, mi sono reso conto che non so in realtà se ho fatto bene, perché Marci mi ha sempre fatto praticamente il suo prezzo. Scappo via da Kendall, perché altrimenti mi chiede i debiti. Tra l'altro, raga, a proposito di incantesimi, devo dire che sono stati molto molto carini i ragazzi della vita in città, perché mi hanno regalato Mending. In realtà avrei dovuto ringraziare tutti, però... Anzi, aspetta, mo lo scrivo. Ragazzi, comunque ci tenevo a ringraziarvi per avermi regalato Mending nello scorso
episodio. Le ho ringraziati perché comunque è anche giusto farlo. Adesso Kendall scriverà: scusami, Xeo, come hai fatto a mettere Mending? No, perché gli hai detto tu a Marci di mettermelo, caro Kendall, quindi io te lo dico, eh. Comunque, detto questo, dobbiamo andare un po' a rubare la casa di Marci, nel senso che dobbiamo andare a prendere un po' di esperienza per ripristinare la nostra ascia e fare un po' di esperienza e quindi ripristinarla. Penso che vi taglierò questa parte perché la trovo estremamente noiosa anche da fare, quindi ci vediamo tra poco. Aspetta un attimo, Kendall mi chiede se voglio qualche incantesimo free, ma free inteso gratis? Forse efficiency. Sai che efficiency nella mia nuova ascia non mi dispiacerebbe? Oh, che carino Kendall. Sono di fronte ai negozi, arrivo. Che carino Kendall, non me l'aspettavo, raga. Devo dire tanta roba. Come si esce dalla casa di Marci? Andiamo da Kendall allora. Adesso si lamenterà perché c'ho 43 utilizzi nell'ascia. Però vabbè, questi sono dettagli e non fa niente. Tanto dobbiamo andarla a ripristinare. Hai visto, io lo volevo evitare perché avevo paura che mi chiedesse i debiti. E invece, ciao. Non mi smuto perché sto parlando Carly, se no è un casino. Va bene, ti consegno l'ascia. Eccola, ma è rotta. Sì, lo so, devo farmare un po' di expo. L'avevo detto, eh. Sali, oddio, che onore, sono del cavallo di Kendall. Oh mio Dio, io rimango fan di Garibaldi. Garibaldi, come me la ripara? Che carina, raga, ma dai. Troppo gentile. Garibaldi, se stai guardando questo video, sappi che io non ti tradisco. Quindi ti prego, non ti arrabbiare. Ragazzi, mi prego, non dite a Garibaldi. Ma devo andare a casa degli Steffer. Devo andarmi a fare due selfie con lui, perché altrimenti si arrabbia. Sicuro si arrabbia. Quindi devo andare sicuro a farmi due selfie. Vabbè, intanto facciamoci riparare l'ascia da Kendall. Facciamoci fare l'incantamento. Oh, raga, efficiency gratis a me sinceramente non dispiace, eh. Quindi tanta roba. Tanta roba. Ok, vediamo Kendall all'azione. Immagino che ci metterà tipo 0 secondi. Ok, non so quanto mi sarebbe costato efficiency, raga, con il ripristino tra l'altro anche dell'ascia. Quindi sinceramente non mi lamento. Tanta roba. Ok, cos'è successo quindi? Efficiency 2. Grazie Ale. Che carino. Ok, grazie mille, è stato molto gentile. Molto gentile, sì, me l'ha riparata anche abbastanza. E abbiamo tra l'altro efficiency 2. Quindi direi, raga, che a questo punto non dobbiamo neanche andarla a ripristinare. Bensì, dobbiamo andare a prendere il Dark Oak per Marci. Dov'è il Dark Oak? E io che ne so. Ragazzi, io purtroppo sono scemo, perché mi sono reso conto che l'avevo piantato il Dark Oak. L'avevo piantato sotto casa mia. Tra l'altro guardate quanto è veloce, che figata, raga. Sto godendo sinceramente con efficiency 2. Certo, sarebbe figo un giorno averla con efficiency 5. Però, oh, siamo al decimo episodio e già ci abbiamo un'ascia della madonna. Cioè, tra l'altro, raga, mi serve del cibo, mi sa, perché non c'ho più niente. C'ho solo delle mele, mangerò adesso. Il mio inventario è pure pieno, quindi pensa che storia. Speriamo abbia la stessa velocità nel riuscire a prendere i legni preziosi, perché se no, madonna. Ok, abbiamo uno stack, raga. Vabbè, li ripianto e poi andiamo da Marci a consegnargli la sua legna. Andiamo da Marci, spero di trovarla al negozio, perché altrimenti mi metto a piangere. Tra l'altro, ragazzi, mi avete scritto in tantissimi per quanto riguarda lo zainetto. E volevo chiedere a Steph e Fere quanto vogliono per lo zaino, perché non lo so quanto costa lo zaino. Chi vende i backpack? Penso Steph e Fere, perché me l'avete scritto nei commenti. Però per sicurezza io mi... come si dice? Cioè, mi levo il dubbio e lo chiedo generale. Dov'è che erano i negozi? Boh. Di qua? Eccoli, sì. Dai, piano piano mi sto iniziando ad ambientare. Mi ricordo che all'inizio non sapevo manco dove fosse casa di Marci. Prima di trovarla dovevo, boh, girare per 20 minuti. Ok, chissà se Marci sarà al suo negozio. Andiamo a vedere. Eccomi, Marci. Finalmente! Tieni, oggi pieno di regali. Sì, regali, insomma. Allora, regali, facciamo una cosa. Dimmi. Facciamo una cosa. Ok, io in questo episodio, se vuoi, ti faccio la casa. Ma vero? Se tu mi dici che hai 5 di argento, io ti faccio la casa. Sì, ce l'ho 5 di argento, ma rimarrei con 2. Me li paghi, me la paghi a rate. Lunedì. Mercoledì allora, me la paghi. Facciamo così, ti do l'acconto. Dai. Di 2 adesso. Ok, e ricordiamoci questo acconto di 2, per acconto favore. Acconto di 2, te ne devo acconto dare 3. Di 2. Okay, te la faccio in questo stile qua, guarda, vieni. Vai, seguimi. Fammi vedere. Tu mi hai detto che comunque non la vuoi, cioè, insomma, con 5 d'argento attualmente sì, i miei costi. Non posso chiedere, sì. Esatto, non è più come tanto. Inizio. Adesso ti farò una casa stile questa qua, piccolina ma carina. Va bene, che va bene, ci sta, per me va bene. Bella questa, sì, carina. Bellina, sì, sì. Carina, caruccia. Sì, sì. Almeno ho un posto in cui dormire. Va bene. Allora, tu metti la chest vicino alla tua zona di terra.
e metti all'interno i legni che vuoi che vengano utilizzati. Ok, okay. Tutto quello okay. che va. Se tipo vai in giro, trovi il giallo, ti piace il giallo. Scusami, sì. come faccio a capire dove mi posso mettere? Ma dove vuoi, penso. Dovresti comprare un lotto, effettivamente. Ah. Sì, vabbè, senti, io mi informo un attimino e poi vediamo, va bene? Va bene, nel caso non te la faccio. Ottimo, perfetto, grazie. Ragazzi, mi sto ricollegando dopo aver concluso l'episodio perché mi sono dimenticato di fare una cosa. Marci mi ha scritto dicendomi: Xiao, ti ho lasciato una cassa fuori dalla casa perché ti sei dimenticato di lasciarmi il legno per la casa che devi farmi. Infatti sono un idiota. Comunque, andiamo e ne metto una qua e una qua. Perfetto, così Marci è a posto. Ciao. Allora, volevo sapere sì. sei riuscito a prendere la nuova legna preziosa che devo dare una trappola a Marci oppure ancora no, sei in alto mare? Io già te l'avevo consegnato quell'altra al sindaco, te lo ricordi, sì? Sì, sì. Esatto. Vuoi che ti serve altra legna? Se vuoi te la vado a cercare, ci metto poco. Perché stavolta Kendall mi ha potenziato la super ascia, quindi ci dovrei mettere veramente poco a trovartela. Ah, ok. Allora, io ho bisogno però una legna di ogni tipo. Ok, quindi di nuovo 5 pezzi, va bene. Sì, ho bisogno della betulla, della giungla, quercias e acacia. Ok, riesci perfetto. A farlo? Sì, riesco. Riesco. Va bene, allora io ti aspetto qua a sedere dal bene, sindaco e dimmi quando hai fatto. Va bene, okay. Ciao. Ok, abbiamo un'altra missione per oggi, e cioè prendere altra legna rarissima. Sembrava troppo strano per essere vero, ma io sono sicuro che questa volta, con la mia ascia che ha efficiency, ci metterò molto, ma molto, ma molto meno. Andiamo a casa che lì ci sono quasi tutti gli alberi, se non tutti. Ok, allora iniziamo con quello che dovrebbe... Oh, ok. Non sto capendo. Vabbè, comunque dicevo, iniziamo con quello che dovrebbe essere più facile, ma in realtà no, perché c'è il Dark Oak, quindi prendiamo questo e vediamo se troviamo il nostro bellissimo legno prezioso, perché sì, ragazzi, dobbiamo trovare il legno prezioso per Carly, però questa volta giuro che ci metto molto meno e che soprattutto vi taglio tutto, perché penso che dallo scorso episodio di sentire a me che sbraito contro il legno prezioso siete un po' stanchi, è vero? Immaginavo di sì. Piccolo aggiornamento, ho trovato il Dark Oak finalmente. In realtà, raga, l'ho trovato praticamente al primo albero, che devo tra l'altro pure ripiantare, ma vabbè. Ma che c'è i fantasmi in casa, raga? Vabbè, comunque dobbiamo trovare adesso quello di oak normale, il che potrebbe essere un problema visto la sfiga che abbiamo avuto nello scorso episodio. Ma vabbè, niente, oh, non si trova, eh. Sbrigare, mi devo sbrigare. Oh, l'ho trovato, ma dov'era? Ok, l'ho trovato. Oh, raga, stiamo andando belli veloce sto giro, eh. Ok, ne abbiamo 2 su 5. Dobbiamo andare a prendere il cibo, però mi sa che manco ci arrivo correndo, mannaggia. Sì, dai, ne prendo. Ma come out of stock? E io come faccio? Signor De Mark, qui c'è un problema. Sono finite le carote e il pane. Io cosa mangio adesso? Sono rimasto senza cibo, raga. Ma scusa, ma Marco è strano. Dice che ci sono le carote. Ma come ci sono le carote? Ma non ma c'era scritto out of stock? Cos'è, buggato? Sì, vedi che mo le ha ricaricate adesso e vuole prendermi in giro, guarda. Out of stock. Ma guarda Teo, vuole pure truffarmi. Prova ora. Oh, posso tornare ad essere un coniglio felice. Grazie. Torniamo a prendere la legna. Ok, ragazzi, è cresciuta l'acacia. Io ora non voglio dire cose strane, perché magari non succederà mai. Però se succede che con 2 alberi la riesco a droppare, ti dico che comunque non è che mi dispiace, eh. Oddio, è una volpe azzurra. No, non lo so se è una volpe, raga. Però è carina. Sì, è una volpe. Il rumore è quello. Che carina. Aia. Ma sto schifoso, maledetto. Ma ti pare che devono arrivare i creeper? Oh, e che c***o! Ragazzi, qua c'è tantissima spruce. Il problema è che, boh, ne trovassi uno di legno speciale. Uno. Non dico tanto, uno. Sì, l'ho trovato, raga. Siamo a 3 su 5. Allora, mi trovo sempre dietro casa. C'è del fuoco fermo. E la cosa mi mette sinceramente molta ansia. Però io vorrei solo prendere del legno e andarmene. Spoiler, avendo trovato quello... Che caspita è stato? Ragazzi, penso di averla...
Penso di essermela fatta addosso. Ma l'avete sentito anche voi? Sì che l'avete sentito anche voi, figurati. No, raga, mi è finito gli utilizzi dell'ascia. Ok, raga, visto che c'è la nostra ascia che sta praticamente scoppiando, che c'ha 32 utilizzi rimasti, dobbiamo andare un attimo da Marci, visto che ci ha chiamato. Io sono tornato un attimo al negozio e adesso gli è al negozio a casa sua. Io penso che adesso, con la faccia tosta che mi ritrovo, gli elemosinerò la riparazione della mia ascia. Secondo voi accetterà mai? Non so se può farlo, in realtà. Forse non può farlo. Vabbè, chi se ne frega, io glielo chiedo comunque. Oh, c'è la spazzatura qua, che bello, voglio buttarlo un po'. Ciao Teolino, allora come va? Come è andata la spedizione? Sei riuscito a prendere delle pietre, delle... anzi pietre, dei legni preziosi? Ne ho 3 su 5, la porca mia ascia sta... Marci, me la ripari? Non posso io. Maledetto. Mi piace. Io ti volevo dare un regalo. Sarebbe. Cioè, l'ho preso per sbaglio prima, io non le voglio. Ah, ok, cioè, questa, cioè tu mi hai fatto venire dalla spedizione per questo? E ti ho detto, quando hai finito vieni, non ti ho detto vieni adesso, scusami. Hai news per la casa? Sì, la faccio nell'episodio di oggi, però aspetto che, che andiate via tutti perché deve essere una sorpresa. Anzi, e ti dico anche una cosa bellissima. Vai. Non sarà nella zona in cui te l'avevo fatta prima. Greve. Vieni che ti faccio un regalo, va. Vieni con me, seguimi, va. Vai, guarda che sto spendendo un sacco di soldi per te in questo momento, addirittura. No, adesso spenderò 3 di argento per te. 3 di argento. Ok, sarebbe, 3. Cosa devi... vieni qua. Tu vieni, ti faccio vedere. Vediamo. Allora, devo prendermi l'argento. 3, mamma, quanti soldi mi fai fare, oh. Greve. Non ci credo, mi sto emozionando. Madonna, quanti ne hai? 15, dai, vai a... Sei sistemata abbastanza? Sì, dai, ne ho dato altri 200 utilizzi. Posso andare a prenderne un altro po'. Ottimo, 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 ottimo. Ok, eccoci tornati nel posto schifoso. Ci riusciremo con 200 utilizzi? Io non dico quello di giungla pure, ma almeno quello di betulla con questi utilizzi. Me lo fai prendere, per favore? Non chiedo tanto, ti prego. Ti prego, ti scongiuro. Oh! Che caspita è quel coso? Aiuto. Aiuto, via, 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 via. Via, 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 via. Madonna mia, mi sono fatto la cacca addosso. Sto schifoso maledetto. Che caspita era, raga. Oh, l'ho trovato, non ci posso credere. Si gode, si gode. No, di nuovo è tornato quello. Vattene, 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 vattene. Oh, signori miei, siamo tornati nella giungla. Non so chi mi stava muovendo, ma hey! L'ultimo legno che ci manca è quello giunglesco. Abbiamo bisogno di te tra un po', va bene. Comunque ho ricaricato un po' l'ascia. Praticamente ho distrutto la mia spada in ferro, perché ovviamente sono andato da Marci. Raga, che ci posso fare, nel senso, in qualche modo dovevo ricaricarla. E dobbiamo trovare, ragazzi, del legno. E dai, madò, fammelo trovare. Sto caspita. Perché? Perché dovevo gridare? Non c'era bisogno di gridare. Sì, l'ho trovato, sono contento. Torniamo a casa, andiamo da Carli. Diamo i soldi. I soldi, Carli, i soldi. Carli, i soldi voglio, eh. Vieni qua. Dai, che lo sai che io scherzo e che ti voglio bene, che ti amo più della mia vita. Dai, vieni qua. Dove sei? Facciamoci sto selfie. Aspetta. E allora, 1, 2, sorridi. Mettiti bene. Sei venuto malissimo. Sei venuto malissimo. Sei venuto veramente male. Senti, dai, facciamolo sto selfie, non ti arrabbiare. Bravo. Sono salito solo su un altro cavallo, non è che devi fare così. Cioè, lo sai quanto ti voglio bene. Bravo, bravo. Così ti voglio, bravissimo. Sorridi, a posto, l'abbiamo fatto. Sei contento? Fai bravo, mi raccomando, Eccomi, allora, sono stato più veloce che potevo. Proprio più veloce della terra sono stato. Perché ci vuole immagino, una vita per prendere sta legna. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Eccoli grazie. Qua grazie. Perfetto. Grazie mille. Allora, ti devo dare 1, 2, 3, 4 e 5 monete di esatto. argento. Perfetto, ecco qua. Eccoci qua, perfetto. Siamo okay. a posto? Sì, siamo a postissimo, ci vediamo. Grazie Dai. Mille ciao, ciao ciao ciao. Io vi posso dire che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Io direi che siamo andati anche abbastanza avanti. Noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente datemi dei consigli qua sotto e ditemi cosa ne pensate, cosa dovrei fare, roba nuova. Lo sapete, leggo sempre tutti i commenti. Ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacio, lasciate like, commentate, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.